Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Appena finita la prima giornata di Serie A, Juventus batte Chievo-Verona 3-2 allo stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Che c'è da dire? Ragazzi, primo tempo della Juve spettacolare, un possesso palla enorme, tante palle gol, non siamo riusciti, per ovviamente demerito nostro, a chiudere la partita, ma non solo per demerito nostro, perché qua non so quanti lo diranno, ma io lo dico, non me ne frega nulla, visto che ho perso la voce, però questo lo dico. Intanto comunque due cose le devo dire. Cominciamo a dire che c'era intanto il rigore netto, netto su Cancelo, sull'1-0. Lì è rigore, non è un fallo genuino ed è espulsione. Quelli sono già un episodio che al 20° poteva cambiare totalmente la partita. La Juve si sarebbe trovata sul 2-0 con l'uomo in più. Va bene, andiamo avanti. C'è un rigore clamoroso su Cuadrado, non è da rosso, è da giallo, ma è rigore solare, netto, preciso. Non chiama il VAR, non viene chiamato il VAR, non viene neanche visto. Contropiede gol del Chievo. Al di là dei nostri demeriti, che ancora secondo me meccanismi difensivi, come tutti gli anni, ci vogliono un po' di partite prima che funzionino come devono funzionare. Non esiste due rigori del genere. Poi dal rigore nel secondo tempo giusto su Giaccherini, perché Cancelo deve migliorare in fase difensiva e questo lo sappiamo. Rigore giusto, sacrosanto, netto. Ed è giusto, il gol di Giaccherini 2-1. Da lì poi possiamo dire che si è vista la grande, grande squadra. La squadra che va a pareggiarla, non dico subito, non so, adesso veramente sono andato fuori, sembra autorete, io ho dato il gol a Bonucci ma credo che sia autorete, va bene, autorete. E poi alla fine il gol di Bernardeschi, dopo che c'è stato annullato un gol di Mandzukic, che a mio avviso anche quello è regolare, perché per me Ronaldo la prende di spalla. Però quello lo posso capire. La cosa che non capisco è perché l'arbitro ha perso 20 minuti a controllare quel fallo lì di Ronaldo, quel fallo di mano di Ronaldo, e non ha perso un minuto di tempo per andare a vedere i rigori sacrosanti su Cuadrado e Cancelo. Ecco, questo ecco la cosa che non mi spiego. Questa è una cosa che non mi spiego. Comunque ottima Juve, per essere la prima partita, bella in palla, bella cazzuta, bella, un po' troppo globetrotter, no? Nel senso, un po' troppo giropalla. Però ripeto, per essere la prima partita della Juve dell'anno, direi che va bene, ci accontentiamo, perché giustamente bisogna, le prime partite, io l'ho detto già nel video dei pronostici, vale un po' tutto, quindi dobbiamo accontentarci dei punti e basta. Le prestazioni verranno col tempo. Tra l'altro oggi prestazione a me è piaciuta molto, e tra l'altro rispetto agli altri anni abbiamo un ricambio per Khedira, perché Khan è entrato benissimo in partita, nonostante che non dico che non conosca i compagni li conosce, però insomma, secondo me Khan non è ancora in posizione, come posso dire, in una forma fisica enorme. Bene Ronaldo, non benissimo, perché giustamente in Italia ti marcano come aveva tre giocatori in poche parole su di lui. Infatti sto vedendo delle cose sui social, ragazzi, sarebbe da prendersi i tifosi della Juve, veramente bannarli dallo stadium. E boh, basta, stop ragazzi. Bene Cancelo in fase offensiva, male in fase difensiva, male, malino, perché ha fatto solo l'errore sul rigore. Bene Alessandro, alla fine bene, ha fatto una buona partita. Bene Cristiano, perché Cristiano ha fatto una bella partita, secondo me, di squadra. Poi i gol arriveranno, e secondo me già allo stadium potremo vedere il primo gol di Ronaldo. Non ho fretta di vedere il gol di Ronaldo, ho fretta di vedere vittorie, e oggi abbiamo vinto, punto. Poi intanto mi viene fuori che la Juventus ha dato il gol a Bonucci, su Sky è andato autorete. Chi se ne frega, la Juve batte il Chievo 3-2. E arrivederci, a settimana prossima. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento col prossimo video, perché, ragazzi, non ci crederete, ma l'ho giocata io la partita. Ciao, alla prossima.